Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videoblog che è dedicato ai cantanti dimenticati del Festival Bar. Allora, io vi ricordo che nel mio canale c'è l'intera playlist che parla proprio della storia del Festival Bar, una playlist di 2 anni fa, che però quest'anno voglio arricchire con degli spin-off dedicati proprio ai cantanti che ci siamo dimenticati e che hanno fatto comunque il Festival Bar. Allora, oggi un vlog con 5 artisti e noi diciamo che raggrupperemo una sorta di Festival Bar che vanno dal 75 fino al 78. Sono questi gli anni di questi Festival Bar e di questi artisti che hanno fatto il Festival Bar, ma che oggi ricordiamo a fatica, in certi casi non ricordiamo più. E sono qui per ricordarveli, va bene? Ok, se vi piace l'argomento, ho un sacco di spin-off su questo argomento. Troverete questi spin-off anche nella storia di cantanti e musicisti, insomma, ho playlist su playlist che parlano di questo. Per oggi parliamo ancora dei dimenticati del Festival Bar, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Buona visione, benvenuti sul mio canale. Stanca di ascoltare i tuoi silenzi. Estate, dolce amica mia. Nel 1975, l'anno in cui Sanremo vive il periodo assolutamente più oscuro della sua vita artistica, sto parlando di Sanremo, in realtà il Festival Bar è ricchissimo invece di grandissimo successo nel 75, come ricorderete. Proprio nel 75 tutte e due queste manifestazioni vedranno la presenza di un'artista che si chiama Leila Selli, nata a Roma il 18 luglio del 40. Allora, lei è una cantante italiana, nipote di Odoardo Spadaro. Inizia la sua carriera alla fine degli anni 50, quindi proprio da lontano, ma i suoi primi dischi, diciamo, li comincia a incidere negli anni 70. Nel 75 è l'anno più importante per lei perché fa tutti e due i festival più importanti del momento, che sono il Festival di Sanremo nel 75, la canzone è Sola in due, però non arriva in finale, e poi farà anche il Festival Bar nello stesso anno. Dopodiché si ritirerà dalla carriera musicale, praticamente non inciderà più niente, farà un altro disco nel 76 che è Mille Volte, fra l'altro per la Warner, e poi non la vedremo più questa cantante. Morirà il 25 marzo del 2012. Chico, eccolo qua. Se mi vuoi, lascia il letto dove sei. Io facevo sempre finta di dormire invece. Mi sono bella dove Al Festival Bar del 1976 arriva un artista che si chiama Chico, ma dietro a questo pseudonimo si nasconde un musicista famosissimo in realtà. Quindi diciamo che possiamo parlare di dimenticati proprio come nome d'arte in sé, perché in realtà il Chico in questione è Tony Chicco, grandissimo musicista. Tony Chicco, nato a Napoli il 28 novembre del 49. Per un periodo della sua vita farà da solista e farà solista con il nome di Chico. Ecco, ci concentriamo più che altro su questa carriera da solista, perché lui viene veramente da lontano, ha fondato la Formula 3 insieme a Alberto Radius, fa anche l'incontro con Lucio Battisti, inizia a collaborare con lui per delle registrazioni come questo Folle Sentimento, insomma, accompagna Battisti per 20 concerti, insomma, Tony Chicco è Tony Chicco. Però Chico, che è il suo nome d'arte che lui utilizza proprio in un certo periodo della sua carriera in cui fa da solista, ecco, probabilmente parliamo proprio dell'artista Chico, ci siamo dimenticati che si chiamava così. Inizia questa carriera da solista pubblicando nel 74 il suo primo 45 giri, che è Se mi vuoi, scritto con Carla Vistarini, ed entra in classifica immediatamente. Successivamente pubblica 4 album come solista, ai quali partecipano anche Carla Vistarini come autrice ai testi e poi Paolo Ormi e Gianni Mazza agli arrangiamenti. Nel 77
come batterie e tastiere, forma un gruppo che si chiamano i Fantasy, insieme a Danilo Paona, Luigi Lopez, Carla Vistarini alla voce e testi, perciò canta Carla Vistarini in questo gruppo, e nel 78 per la EMI italiana pubblica l'album 1. A questo album collaborano anche altri artisti come Riccardo Folli, Viola Valentino, Giancarlo Lucariello. Sul finire degli anni 70 collabora con Pino Daniele come percussionista e tastierista nel suo secondo album Pino Daniele del 79 con Fabio Frizzi, il fratello di Fabrizio, per la realizzazione della colonna sonora del cult movie Zombie 2 diretto da Lucio Fulci. Nell'84 fonda un altro gruppo, si chiama Forza 3, con il quale incide un Q-disc. Poi con il suo vero nome, cioè Antonio Cicco, collabora negli anni 80 con Mario Castelnuovo, che appare anche come autore di brani dopo la ricostituzione nel 93 della Formula 3 con Alberto Radius. Nel 21 esce per la label Video Radio di Aleo Giuseppe il CD 50 in musica live e il videoclip Questo folle sentimento con Video Radio Channel. Febbraio del 22, come uno dei 9 big partecipanti a Una voce per San Marino, festival musicale che selezionerà il rappresentante sammarinese all'Eurovision Song Contest 22 a Torino. Dove il buio è buio e luce non è mai. A poco ma cresce in te l'amore. Il Festival Bar del 1978 vede arrivare Leano Morelli, nato a Villa Minozzo il 1 ottobre del 50, tuttora cantatore italiano. Vive la primissima infanzia circondato dalle montagne del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. All'età di 7 anni si trasferisce poi con la famiglia a Milano, dove cresce e ha modo di entrare in contatto con gli ambienti musicali del capoluogo lombardo. Conseguita poi la maturità scientifica, si iscrive all'università, alla facoltà di scienze politiche, però non si laurea mai. Con l'ausilio della sola chitarra comincia a scrivere le prime canzoni, compone testi e musiche. Il suo primo abbozzo di canzone è Intanto tu non torni, che resterà pensata in attesa per anni prima di essere completata, e sarà completata nel 2012 per un album che lui appunto inciderà come suo ritorno musicale. Timidissimo e introverso, aspetta mesi prima di proporre il suo lavoro alle etichette. La Philips dà fiducia al cantante. Nel 76 incide il primo disco, si chiama Nata Libera, brano che il cantautore presenta a Sanremo. Eliminata da un pezzo di Orietta Berti, Nata Libera col tempo diventerà poi la più famosa canzone di Leano Morelli, dedicata a una ragazza olandese che aveva conosciuto e che girava il mondo col sacco a pelo durante l'estate. Diventa uno degli inni delle neonate Radio Libere che ne sanciscono poi in realtà il successo. Torna a Sanremo nel 77, lo fa con Io ti porterei, quarta canzone classificata dietro i tre gruppi sul podio. Insieme a Nata Libera diviene il pezzo trainante del suo primo album omonimo, con cui Morelli vince a Monticello Terme il premio nazionale di miglior paroliere italiano. Nel 78 pubblica il singolo Se un giorno non mi amassi più, che accede nella classifica dei 45 giri. Questo nuovo exploit convince l'etichetta a inserire lo stesso singolo come lato B di una nuova canzone che partecipa in realtà al Festival Bar, che sarebbe Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Raggiunge le alte vette della classifica fino al secondo posto ed entra anche nella top 100 dei dischi più venduti dell'anno, raggiungendo la 18ª posizione in classifica. Nello stesso anno incide il secondo LP, si chiama Come lui, e va in tournée per tutta Italia. Nel 79 fa ancora il Festival Bar con C'è mancato poco e incide il suo terzo album Roma, Londra, Milano, dal nome delle tre città che ruotano intorno a questo disco. I pezzi sono nati praticamente a Milano, mentre l'album è stato registrato in parte a Londra, in parte a Roma. Morelli alza il tiro con una ricerca musicale molto più approfondita nel tentativo di superare gli usuali schemi melodici nazionali. L'album Roma, Londra, Milano staziona nelle zone alte della classifica, ma il grande successo che la casa discografica preventivava in realtà non arriva. Morelli si ritrova anche obbligato per contratto
a partecipare l'anno seguente di nuovo a Sanremo, senza avere un pezzo adatto per questa manifestazione. Infatti presenta nell'80 Musica Regina, che in realtà si rivelerà un insuccesso, e finisce il rapporto con la sua etichetta che era la Polygram. Nell'81 Tonino Ansoldi dà fiducia al cantatore emiliano e Morelli partecipa per l'ultima volta a Sanremo. Questa volta lo fa con Angela, che avvia la collaborazione con Marrico Mologni. Morelli partecipa di diritto alla finale. La canzone rimane un po' in ombra in quella che è considerata una delle edizioni del festival col più alto livello artistico in assoluto. Classici come Per Elisa di Battiato, Ancora di De Crescenzo, insomma, è un anno dove ci sono delle canzoni che fanno veramente un grande successo e rimarranno anche nella storia della musica, e questa canzone non riesce a passare questo muro. Nell'84 esce il quarto album, Dovevi Amarmi Così, prodotto da Alessandro Colombini. Il disco, molto personale e intimista, ottiene scarso successo commerciale e conclude di fatto la prima stagione artistica di Leano Morelli. Nel 94, quindi una pausa di 10 anni, esce un altro disco, si chiama Sfumature. Nel 95 l'etichetta di V-More pubblica l'antologia Il Meglio di Leano Morelli. Per la stessa etichetta incide nel 97 Leano Morelli canta i successi dei Nomadi Guccini, dove è autore di un'interpretazione, Un pugno di sabbia, apprezzata dal pubblico e inserita in varie raccolte. E nel 98 esce un altro disco, Leano Morelli canta i successi di Fabrizio De André. Nel 2003 la Duck Record pubblica l'antologia Nata Libera, Il Meglio di Leano Morelli. Vive attualmente a Milano, partecipa ogni anno come ospite d'onore al Festival Show che si tiene d'estate nelle province del Nord-Est. Nel 12 pubblica il suo nuovo disco di inediti, Percorsi, in collaborazione con il poeta e scrittore Icaro Ravasi, fra cui spiccano i singoli E Intanto Tu Non Torni, Percorsi di Vita e Pezzi. Nel 15, insieme a Vincenzo Ferrara, noto editore discografico e titolare della VF Produzione di Milano, incide il nuovo singolo, si chiama L'Ultima Canzone, e anche il remake di A Noi Ci Piace Fare, i Cucadores. E adesso in palcoscenico Lina Savona Maia. È una ragazza molto carina, di Cagliari, una ragazza che farà sicuramente molta strada, si chiama Lina Savona e canta una canzone da un titolo un po' piuttosto intrigante, si chiama Donna Meccanica, Lina Savona. Volano i pensieri. Io ero l'amante del dio del sole. Se permetti, la vita è mia, non l'ho ancora buttata. E restiamo al Festival Bar del 1978, dove si presenta un artista che poi è diventata veramente un mito della musica underground italiana. E sto parlando di Lina Savona. Nome d'arte di Pasqualina Piludu, nata a Donigala il 24 marzo del 58, cantante italiana nota già negli anni 70 come interprete di musica leggera, con brani scritti per lei da autori importanti come Paolo Frescura, Sergio Bardotti, De Santis, e arrangiati prevalentemente dal maestro Adelmo Musso. In carriera ha inciso 3 dischi singoli per l'etichetta di Ornella Vanoni La Vanilla e 2 singoli per la Edit Music Italy. Ha effettuato varie tournée a livello nazionale e internazionale, prevalentemente in Sud America, e l'ha fatto con Rita Pavone, Patti Pravo e con altri interpreti importanti. Allora, lei lascia la Sardegna fin da piccolina, è stata notata poi da Alberigo Crocetta, che la fa scritturare per l'etichetta Vanilla di Ornella Vanoni. Nel 77 la cantante incide il primo singolo, Amarti Sempre, Amarti Mai, vince la gondola d'argento alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. Nel 78 arriva il secondo singolo, che è Maya, un brano dance scritto da Paolo Frescura, suonato dai Goblin, con la quale partecipa al Festival Bar. In concomitanza con queste incisioni la cantante partecipa a diverse trasmissioni televisive, fra cui Mille e una Luce, Domenica In. Nel 79 l'artista incide il terzo singolo, Donna Meccanica, lanciato da Disco Ring. Dagli anni 80 risiede a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Dopo un lungo periodo di assenza, nel 2012 con il produttore Luigi Mosello inizia un nuovo percorso artistico, l'etichetta è la Edit Music Italy, per la quale incide i singoli Sono Una, Stop the World,
e nel 2016 Lina Savona si riaffaccia poi nel panorama musicale proponendo la versione remix del brano Maya che aveva portato al successo nel 78. Il brano viene pubblicato per la Edit. Nel 19 interpreta Ragazzo Mio di Tenco, che viene incluso nell'album Il Regno di Luigi, edito dall'etichetta La Voce delle Donne. Nel 21 prende parte al CD omaggio a Sergio Endrigo, si chiama Il Giardino di Sergio, edito sempre dall'etichetta La Voce delle Donne, dove propone Non è questo l'addio. Nel 21 ha partecipato alla seconda edizione di The Voice Senior. Paisa, paisa, state a cuore, ti assana pure ca. Tutto bianco, si vedeva tutto bianco. Concludiamo questa carrellata di artisti, gli artisti dimenticati del Festival Bar con un artista che si chiama Gianni Mocchetti. In realtà vero nome è Gianfranco Mocchetti, nato a Legnano il 31 maggio del 47 e morto poi a Como il 28 gennaio del 13, ed è stato un cantautore, chitarrista e un bassista italiano. Lui inizia a suonare la chitarra in formazioni minori beat prima di esordire nel complesso dei Cristalli Fragili con Dadda alla batteria, alle percussioni e Riccardo Pirolli. Nello stesso periodo inizia l'attività di session man negli studi di registrazione. Suona in dischi di molti artisti. Nel 71 i Cristalli Fragili vengono scoperti da Battiato e diventano il complesso di supporto del musicista siciliano, sia in studio sia nei concerti. E Mocchetti inoltre suona in dischi di altri artisti della stessa etichetta, che sarebbe la Bla Bla. Con il passaggio di Battiato a un tipo di musica più sperimentale, Mocchetti decide di iniziare la carriera da solista e firma un contratto con la Dischi Ricordi, e quindi nel 78 fa il Festival Bar e canta Cantilena. Lo stesso brano viene anche presentato da Mocchetti al Cantagiro dello stesso anno. L'anno successivo partecipa al Festival di Sanremo, lo fa nel 79 con Talismano Nero. Nell'80 torna al Cantagiro con Un Amore in Garage. Nell'85 pubblica con lo pseudonimo di Tommy Kerish il singolo Speedy Life su etichetta Time Records. Successivamente adotta lo pseudonimo di Matusalemme e pubblica nel 92 l'album Terra di Nessuno. Nel 96 insieme a Luca Bonaffini forma la band Cronache, pubblicando l'album Minora. Colpito poi da una grave tragedia familiare, Mocchetti deve interrompere l'attività musicale per qualche anno, poi la riprende nel nuovo decennio, firmando con l'etichetta La Spin Tapes di Danilo Sala e incidendo un disco, pubblicato nel 2004, Beta, in cui reinterpreta tutte le canzoni dei dischi di Battiato a cui ha partecipato. Nel 2007 esce il nuovo singolo, Can't Come Together. Negli ultimi anni si esibiva spesso con la cantante Silvia Perlini. Lui capisce soltanto la sua libertà. E anche oggi si conclude un altro spin-off dedicato al grande Festival Bar, una serie che io ho pubblicato 2 anni fa, ma che state ancora seguendo con molta attenzione e alla quale mancano ancora degli spin-off, mancano ancora degli approfondimenti. È per questo che ho iniziato proprio quest'anno a arricchirla di nuovi vlog, parlandovi proprio dei cantanti dimenticati del Festival Bar. Con oggi siamo arrivati al 78, abbiamo fatto già un bel po' di strade, excursus su questa storia del Festival Bar, per ricordarci anche cantanti dimenticati, talvolta purtroppo anche scomparsi. Se vi piace quindi questo argomento, vi ricordo che nel mio canale c'è l'intera playlist che parla della storia del Festival Bar, trovate all'interno anche questi spin-off di cui vi sto parlando proprio in questo anno. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi aspetta la prossima volta. Ciao Dale.